Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi guardiamo insieme che cosa l'occhiero, sempre con questi pacchettoni, ha pensato per me. E questo ovviamente è ancora chiuso, come vedete, ho solamente tolto l'etichetta con i dati personali, perché mi sembra il caso. Allora, devo intanto dirvi che l'occhiero da questo mese, quindi da questa volta, che sono le cose autunnali, ha pensato di cambiare un po'. Quindi troveremo nella confezione, hanno detto modificate le istruzioni, vedremo, vediamo assieme. E poi dopo hanno cambiato i personal shopper ed hanno anche aggiunto dei marchi, quindi più marchi, più varietà di scelta, più varietà di prodotti e anche più varietà di prezzo, cosa interessante. Io vi ricordo comunque che qui sotto nell'info box trovate il codice sconto per ricevere 10 euro di sconto sul vostro primo ordine, quindi mi sembra un buon sconto. E poi vi ricordo, soprattutto per questo tipo di video, di oltre ad essere iscritti al mio canale, cliccare anche sulla campanella perché verrete avvisate quando carico un nuovo video. E per questo tipo di video è molto importante il commento veloce. Perché? Perché sapete che si provano i capi con l'occhiero. Ed si tengono e si pagano solamente quelli che si decide di tenere e si ha 5 giorni di tempo per decidere. Quindi io il pacco l'ho ricevuto oggi. Oggi registro il video, lo edito e lo carico. Per domani voi lo vedete e quindi restano 4 giorni perché voi mi diciate cosa tenere e cosa rendere. Quindi in 4 giorni ce la facciamo, ma voglio anche la vostra opinione su tutto, ovviamente. E basta, direi di iniziare e guardiamo che cosa ha pensato per quest'autunno. Allora, il pacco è questo, magari l'ho appoggiato qui perché sennò non ce la farò mai. Vediamo di aprirlo. Ah, per adesso mi sembra uguale. Così. Ah, no, non è uguale. Cioè, aspettate. Questo è il foglio con le istruzioni, cioè le istruzioni con cosa hanno pensato. E per adesso, magari vedremo dopo, però mi sembra che tutti quegli altri foglietti con dove c'erano negli altri pacchi, se non sbaglio, dove c'era le indicazioni, anche qua dei prezzi manca. Speriamo che ci siano i cartellini, ma ci sono sempre. E le varie come comporre l'outfit, quelle cose non le vedo. Carta risparmiata. Allora, leggiamo intanto cosa qua. Amerai questa selezione. Il primo capo che ti propongo è il Denim di Vila, ampio come piace a te, perfetto con gli stivali che porti solitamente, vero? È bellissimo col maglioncino di Nanf e il cappottino di Urban Bliss. Ah, mi avete detto l'altra volta che dovevo provare tutti i capi, perché le altre volte i pantaloni non li avevo provati perché non erano assolutamente del mio stile. Quindi questa volta vi ho ascoltato e proverò tutto, anche se non mi piace già vederlo. Poi, il denim è perfetto con la maglia di Esprit Collection e con il cardigan di Brave Soul. Insospettabile trend di stagione, fedele alleato contro gli sbalzi di temperatura tipici d'ottobre. Divertiti con questa selezione e fammi sapere cosa ne pensi. A presto, Giulia. Ciao Giulia. Allora, iniziamo a vedere. Però c'è questo cartone che così magari è un po' meglio. Io non riesco mai ad aprire una confezione, devo sempre rompere tutta la carta. Vediamo. È la prima cosa che vediamo. Sto litigando con la scatola. Carino questo. È un maglioncino molto traforato. Sberluccicoso. Quindi con tre colori, adesso vi dico anche il marchio, Nuff, questo qua. Ok, e il prezzo, ditemi che c'è l'etichetta col prezzo, sì, è la taglia in AS 49,95. È bellino. Dunque, blu con tutto brillantinoso, con il colletto. E il bordo maniche in oro. Sì, colletto e bordo maniche. Ah, hanno anche il bordino finale, ma poi lo vedremo. E la manica è rosa, sempre brulucicosa, traforata. Ok, beh, è carino. Sì, è fatto bene la S perché effettivamente è un po' largo. Poi vediamo.
È questo il Demin che dicevano. Questo è Regular Fit Vila, vi faccio vedere il marchio. Sono una M49,99. Il marchio è questo qui. È un panna. Non è bianco. Io lo chiamerei bianco sporco. Facciamo con panna. 5 tasche classico. Gamba larga e finisce strangiato così. Ecco, a me questo tipo di jeans così, ma tutti i pantaloni così particolarissimi, ma non mi fanno impazzire perché sembrano non finiti. Infatti non sono finiti e vi dico già che bianchi no. Però li proveremo per vedere comunque come vestono e quindi li appoggiamo qui. Poi vediamo cos'altro abbiamo. Fa un sacco di luce il bianco. Questo è proprio bianco, 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 bianco e a provarlo devo stare attentissima al trucco, se no metto qualcosa davanti quando lo provo per non macchiarlo perché, e mi piace anche tanto come è fatto. Comunque, sto cercando il marchio, Spirit Collection, ah, Spirit Collection è una M, in italiano la M, sì, 39,99 ed è questa maglietta. A maniche, a mezze maniche con il collo così, aspettate, tutti questi cappellini, quindi con il colletto, ha un nome questo tipo di colletto, ma colletto alto ed è carino, è fatto, ha una fattura particolare ed è bello, un cotone elasticizzato. Io vi devo dire le cose come stanno, cotone elasticizzato non si può sentire, adesso vi dico il materiale. E, lavare a 30 gradi, è viscoso ed elastene, 97% di viscoso e 3% di elastene. Poi, questo perché è grande, bello, questo è Brave Soul, ah ecco il cardigan che dicevano loro, è una M35,95, è un cardigan nero classicissimo ma carino in cotone, sì. Adesso potrei anche cercarvi l'etichetta con il materiale, però è un cotone questo. E adesso leggeremo che è tutt'altra cosa, quindi ecco, infatti è 100% acrilico. Sì, sa, ma non è che arriva dentro della lana o altre cose. Perfetto. Ultimo capo, perché sono 5. E lo sono tenuto perché vedevo che era enorme. Bello. Quindi è un soprabito, uno spolverino. Io lo chiamo spolverino, della Urban Bliss. Una M39,99. Vediamo, ah, scusate, il marchio si vede meglio qui. Vediamo cos'altro dice. Allora, è uno spolverino lungo, sembra un effetto scamosciato. Con qui c'è il colletto. Ah, si chiude a vestaglia, chiusura a vestaglia. Classica, beh, io direi che a questo punto dobbiamo provare tutto assolutamente. Adesso penserò a come. Ah, vi dico una cosa prima. Qui c'è fogli e la busta per il reso e quindi confermo che dentro non c'è né quello per i prezzi, che effettivamente è giusto perché i prezzi ci sono dei cartellini. E non ci sono neanche tutti quei foglietti per le immagini, per gli abbinamenti. Ma va bene. Devo pensare a come piazzarvi con la telecamera. E per il resto proviamo tutto. Quindi, a tra poco. Ok, allora, eccovi. Scusate le luci, ma rimediamo subito. È solo per farvi vedere un attimo il completo del maglioncino carino con i pantaloni. Allora, andiamo su. Questi sono i pantaloni. Ok, quindi 5 tasche classico,
non mi piace tanto che qui in vita sia largo. E altra cosa che non mi piace, alla caviglia, si ferma sopra la caviglia. Ma no, ma dai, sì, si ferma sopra la caviglia. Come farvelo vedere? Così, così, ecco, per capirci. No, proprio no. Quindi adesso vediamo di scendere da qui. Vi faccio vedere il maglioncino, vediamo. Ok, adesso c'è un pochino più di luce, quindi il maglioncino è questo, è carino. È carino. Sì, con le maniche traforate. Bellino, classico. Carino, sì. Allora, facciamo che devo cambiare. Ci cambiamo un attimo. Ok, questo è il maglioncino, maniche prima del gomito, carina. È lunghino, è carino, è sottile. Il collo è così. Ok? E sì, mi piace. È proprio bianchissimo, però è bello. Sto attentissima a metterlo per non sporcarmi col trucco, però è bello. E finché ci siamo, proviamo anche questo cardigan, che ha i bottoni, ma in teoria va bene anche infilare, speriamo, perché sennò perdo troppo tempo. Largo, ha le maniche a palloncino, si chiama palloncino questo tipo di manica qui, ecco, no, a palloncino, sì, a palloncino, dove è larghissima e poi stretta, no, non mi piace, però ditemelo anche voi, carino, arriva sotto la pancia, molto largo. Diciamo che l'abbinamento di loro due assieme, sì, ci sta. Ecco, quei pantaloni bianchi sotto un po' si perde, però adesso mi rivesto come dico io, perché così cambiamo i colori e vediamo il trench. Ok, allora eccoci qui, dunque è questo. Dunque, non vi ho fatto vedere le tasche che sono a taglio vivo. Particolare, ma boh, a me piace. Allora, tasche, cinturine perché non hai bottoni, arriva lungo e poi dopo, nel caso, cinturina. Cosa dite? Allora, sinceramente non riesco a capire queste due cose svolazzanti. Forse hanno un senso che però non ci riesco a trovare io, non capisco. Però. Dunque, sono stupida io o. Sembra carino, non riesco a capire però il come. Così? Boh. Fatemelo sapere perché non riesco a trovare. Sembra proprio una vestaglia. Tenerlo aperto, aperto così. Uno spolverino aperto è molto carino. Aperto è molto carino. La misura è giusta. Ok, e questo era l'ultimo capo. Adesso vi risposto perché non si può vedere una cosa del genere e ne parliamo. Rieccovi, dunque sì, questa inquadratura mi sembra molto più congeniale. E niente, io non ho ancora trovato una sistemazione logica per farvi vedere tutti i capi. Devo ancora trovarla, non lo so proprio, ma ci lavorerò davvero. Proverò a portarmi il cavalletto in giro per casa a vedere dov'è meglio. Ci devo lavorare, ma arrivo sempre al video dell'occhiero e dico sì, lo faccio. E poi dopo passa un mese e mi scordo. Semplicemente. Allora, parliamo un attimo dei prodotti. Questo trench è particolare. Non è male, è particolare, ma voglio sapere anche da voi, perché a me per la mezza stagione può anche piacere. Però è anche vero che ho le giacche in pelle, anche se col jeans, perché io lo uso coi jeans. Fatemi sapere se col jeans è carino. Poi,
Andiamo avanti. Il pantalone bianco, bello, veste bene. Non mi piace questa rifinitura, ma oltretutto non mi piace che arrivi sopra la caviglia. Quindi con gli stivali si vedrebbe un pezzo di stivale e poi dopo la scarpa. Gna. Questo è carino, anche indossato sta bene, anche come sottogiacca, è carino, bianco ottico ed sì, carino. Diciamo, se proprio vogliamo trovargli una cosa negativa, 39,99, 40 euro per una maglietta, però rifinita bene. Poi, oddio, sono ancora le carte. Il cardigan è caldo, mi piace caldo. Devo trovargli un fatto negativo anche a lui? La manica a palloncino. No! Ma davvero piacciono le maniche a palloncino? A me non sono mai piaciute. Però può piacere. È particolare. Ecco, con sotto una maglietta tipo quella lì bianca col collo a lupetto. Carino, caldo. E poi questa. Bella. Particolare, è davvero particolare. E infatti, se non sbaglio, il prezzo. Ah, ecco, sì, 49,95, 50 euro. Bella. Particolare e ci sta anche con una gonnellina in pelle, la metterei anche di sera, perché comunque è traforata, è tutta luccicosa. È carina, ma deve piacere o non piacere. No. Non lo so, no. Ecco, quindi io il dubbio in questo caso che devo farvi, ditemelo voi, è questa maglietta, questa qui bianca, che però mi lascia un po' lì il prezzo, perché per il resto mi piace tantissimo, e il spolverino, non so come lo chiamano, blazer, come lo chiamano loro? Cappottino, cappottino, e il cappottino. Fatemi sapere voi. Come colori come siamo? Insomma, ditemi voi, il dubbio è su questi due prodotti, fatemelo sapere e vi ricordo che ho 4 giorni di tempo per decidere se tenerli oppure no, quindi aspetto le vostre opinioni. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!